Buongiorno bimbe bimbi, come state? Io bene, oggi sono al mare, però ho avuto una settimana intensa di emozioni, intensa, purtroppo è venuta a mancare una delle mie migliori amiche, abitava giù in Sicilia. E si può dire che mi ha visto crescere, nascere no, perché essendo nata a Vercelli non mi ha visto nascere, però è stata una delle migliori amiche di mia madre e poi è diventata una delle mie migliori amiche. Pensate com'è strana la vita. Io, guardate dove sono. Sono pallida come un cencio, vi giuro, questa quarantena mi ha distrutta. Oltretutto, per carità, qui in Sardegna i contagi sono pari a zero, e i malati idem, e forse anche i tamponi che hanno fatto sono risultati tutti negativi. Però è ovvio, avendo chiuso porte e aeroporti, gli indigeni non... Aspettate che sto passando in mezzo... Vediamo, ecco, così lo vedete meglio. Guardate che capelli stamattina. Cioè, sono io un rovo. Altro, sto passando in mezzo ai rovi. Il rovo che passa tra i rovi. E vi stavo dicendo... E niente, la quarantena, poi questa brutta notizia, mi hanno veramente provata. E infatti anche i video penso di averne pubblicati molti, molti, molti pochi. Molto pochi. E niente, io volevo darvi il buongiorno e da questo posto meraviglioso. Allora, quella là in fondo è Golfo Aranci, mentre questa dietro i miei occhiali è Tavolara. Quest'estate lavoro permettendo, spero di... Lavoro. Sì, lavoro, perché posso definirlo lavoro. Spero di riuscire ad andare a Tavolara con i miei figli, mio futuro genero e mia futura nuora. Quanto mi sento vecchia a dire questo. Aspettate che ecco, e l'idea era quella di andare in giro per la Sardegna quest'anno, però dove siete? Aspettate che non riesco a capire, questa forse, sì, penso di sì. Però purtroppo, forza causa maggiore, quest'estate lavorerò, ma mi sta bene perché a me è sempre piaciuto essere economicamente indipendente. E che dire, niente, per cui giro della Sardegna penso che me lo farò quest'inverno. Tanto la Sardegna è bella d'inverno, è bella d'estate, è bella sempre comunque. Cioè, mi sarebbe piaciuto scendere giù in Sicilia, ma non so fino a che punto le linee aeree siano ripristinate. Addirittura è arrivato un treno dalla Germania qui ad Olbia. Ed è dovuto tornare indietro ovviamente perché l'aeroporto era chiuso. Ma d'altronde le disposizioni sono queste. Cosa credi? Che solo per essere un Deutschland sei autorizzato a fare quello che ti piace? No, noi in Sardegna non facciamo entrare nessuno, così impari, stronzo. Ops, vi ho fatto vedere una cosa brutta brutta. E niente, ci vorrà il passaporto sanitario
per venire in Sardegna, che lo chiama passaporto sanitario, cioè è il certificato di negatività del tampone per il coronavirus. Passaporto sanitario però fa più figo, fa più figo, non impegna. Ok, sta sorgendo il sole. Ecco, e il robo mi ha detto: dove stai andando? Ah, lascia stare la mia borsa di Gucci. Non è la borsa, è uno zainetto. Aspettate che ve lo faccio vedere. È il zainetto. E cosa gli stavo dicendo? Niente, lo chiamano passaporto sanitario perché fa figo e non impegna. Però secondo me è anche giusto. Stai andando, è come quando vai a casa di qualcuno, mica ci vai con le scarpe lerce. Oh signora, questo sacchettino, aspettate, perché mi dà fastidio avere i ciuffi ribelli. Che poi, voglio dire, io la cacca dei miei cani la raccolgo. Cioè, per tutti quelli che dicono: ah, il cane in spiaggia, oh mio Dio, oh mio Dio. A volte fanno più schifo certi uomini che non i miei cagnacci. Certo, sta al buon senso dei padroni. Io la cacca dei miei cani la raccolgo. E comunque, niente, siamo arrivati alla mia spiaggetta. Adesso mi rilasso un'oretta e poi torno a casa. Lavo i cani, mi lavo io, perché lavare i cani è veramente faticosissimo. E lavo i cani, mi lavo io, vado a fare un po' di spesa, poi aperitivo con le amiche. E niente, cos'altro volevo dire? Basta. Un bacione ai nostri ciattoli. Caffetta. Ciao!